Salve a tutti! Oggi vediamo come realizzare due schede per il Project Life utilizzando principalmente le Glitter Paste Bobanni. In questo progetto utilizzeremo degli stencil fai da te realizzati con la Big Shot e un pezzo di acetato. Invece, in un prossimo video, vi mostrerò come utilizzare le Glitter Paste Bobanni con gli stencil Bobanni, che hanno la particolarità di essere perfettamente adesivi e in questo caso avremo un lavoro netto e preciso. Mentre utilizzando gli stencil fai da te, in questo caso è possibile che si crei qualche piccola sbavatura. Non abbiamo questo inconveniente quando andiamo a utilizzare gli stencil Bobanni. Pronti per vedere come si fanno queste due schede del Project Life con le paste Bobanni? Allora, seguite! Per realizzare le card del Project Life abbiamo bisogno di due cartoncini, in questo caso bianchi, che misurano 10x15 cm. Poi ci servirà uno stencil fatto in casa, ovvero fustellato con la Big Shot, un pezzo di acetato con questa fustella in cui troviamo due diversi fiocchi di neve. E utilizziamo sia il negativo sia il positivo della fustella. Ci servirà ancora una spatola e delle paste glitter. Io utilizzo le paste glitter della Bobanni e in questo caso utilizzerò il color Frost e il color Pink Punch. Per una scheda utilizzeremo il negativo della fustella, mentre per l'altra scheda il positivo. La particolarità di queste paste è che all'interno hanno dei micro glitter. Per noi possiamo applicare queste paste con stencil che hanno dei piccoli dettagli, perché i glitter sono talmente sottili e talmente micro che danno un tocco di luce al progetto, ma vanno tranquillamente a inserirsi anche nei micro spazi che scegliamo, ovviamente. Il color Frost asciuga completamente trasparente, quindi i glitter sono azzurri, mentre la base di fondo è trasparente, quindi vedrete solo i glitter. In questo caso invece il fucsia è colorato, quindi la base fucsia non asciuga completamente trasparente, ma influisce sulla colorazione di fondo. Lasciamo asciugare. Nella prima card già asciutta andiamo ad applicare una fustellata in gomma crepla glitter, fustellata con questa fustella della coppia creativa, ovvero auguri. Poi applichiamo qualche strass. Nella seconda card invece timbriamo utilizzando questo set di timbri sempre della coppia creativa. Ecco le mie schede pronte per essere inserite nelle schede del Project Life. Come vedete sono super luccicanti e super brillanti, proprio a tema Frozen. Quindi le inseriamo nelle taschine. E la mia pagina è pronta. Spero vi piaccia questo progetto. A presto. Ciao ciao.